Il tempo delle rapide e brevi schermaglie è concluso. Ora ci prepariamo alla guerra. Longshanks, il furfante, è pronto ad attraversare il fiume e a minacciare la città di Sterling con una squadra di fanteria scelta, cavalleria pesante e arcieri. Il nostro giovane esercito marcia verso sud per stabilire la propria base e attaccare gli inglesi prima che mettano in campo le proprie truppe. È giunta l'ora di passare all'attacco. Gli inglesi hanno una fortezza nei pressi della città di Sterling. Se riusciremo a sconfiggerli lì, potrebbero cambiare idea a proposito dell'invasione della Scozia. Per vincere, distruggi la torre inglese a ovest. Prima di attaccare gli inglesi a ovest, dobbiamo incrementare le nostre risorse. Fai in modo che gli abitanti del villaggio comincino a raccogliere legname e cibo. Continua a creare abitanti presso il centro città fino a quando non ne avrai 10. Maggiore è il numero degli abitanti, più rapidamente verranno accumulate le risorse. Gli esploratori a cavallo non sono validi combattenti, ma hanno una vista molto acuta. Puoi utilizzare gli esploratori a cavallo per esplorare il resto della mappa e individuare gli inglesi. Hai trovato delle pecore. Le pecore sono una buona fonte di cibo, quindi mandale al centro città e assegna un abitante del villaggio che raccolga il cibo da loro prodotto. Puoi specificare un punto per la raccolta delle nuove unità impostando un punto di ritrovo. Per gli abitanti del villaggio, fai clic sul centro città e quindi scegli il pulsante Imposta punto di ritrovo. Utilizza gli abitanti del villaggio per costruire un mulino accanto alle aree di raccolta. Ulteriore cibo costruendo navi da pesca. Per creare navi da pesca, fai in modo che gli abitanti costruiscano un porto nelle acque a sud. Costruisci una nave da pesca. La collina con l'albero morto protegge l'unico accesso alla tua città. Sarebbe una buona idea costruire una torre d'osservazione su questa collina una volta avvenuto il passaggio all'età feudale. Per pescare, fai clic su una nave da pesca, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse sui pesci che saltano dall'acqua. La nave da pesca raccoglierà i pesci e li riporterà automaticamente al porto. Le navi da pesca sono utili anche per l'esplorazione. Costruisci un alloggiamento e crea 5 unità di milizia per difendere gli abitanti del villaggio e esplorare la mappa. Gli abitanti del villaggio possono inoltre costruire fattorie. Costruisci 4 fattorie accanto al mulino quando le aree di raccolta sono esaurite. È sufficiente un abitante del villaggio a lavoro in ciascuna fattoria.
buio. Raccolte 500 unità di cibo, passa all'età feudale presso il centro città. Se le riserve di cibo sono scarse, costruisci altre fattorie. Gli inglesi stanno arrivando all'attacco. Per proteggere gli abitanti del villaggio, puoi utilizzare la campana della città per metterli al riparo nel centro città. Fai clic sul centro città, quindi fai clic sulla campana. Ottimo! Hai respinto l'assalto degli inglesi. Se hai ancora abitanti nel centro città, suona nuovamente la campana della città per rimandarli al lavoro. Che ha raggiunto l'età feudale. Concentrati sulla creazione di soldati per combattere il nemico. Avrai bisogno di almeno 12 soldati. Ricorda, presso gli alloggiamenti militari puoi potenziare le unità di milizia a fanteria scelta. È consigliabile potenziare i soldati ogni volta che è possibile. No?
non dimenticare di continuare ad esplorare la mappa. Di circa 12 soldati. Ottimo! La torre d'osservazione farà fuoco sulle unità nemiche e contribuirà a proteggere la città. Per attaccare la base inglese. Carica! Mantieni gli abitanti al lavoro nel caso tu subisca perdite e abbia bisogno di altri soldati.
Fir, To, Foper, To, Tankat, Foper, Tankat, Foper, Tankat. Sterling terminerà certamente con una vittoria degli scozzesi. Perfetto. Hai eliminato i soldati inglesi. Ora distruggi quella torre e la nostra vittoria sarà completa. Ora che sai come ricostruire, avanzare da un'età decisiva e individuare e combattere i nemici, conosci tutte le operazioni fondamentali necessarie per giocare una partita su una mappa casuale. Il tipo di partita più comune è Age of Empires 2. Sterling è stata la nostra prima vittoria. Anche se abbiamo protetto la linea costiera, si dice che il ponte di Sterling sia stato difeso dal leggendario cavaliere di cui così tanti hanno parlato. Adesso conosciamo il suo nome. Sir William Wallace, il martello degli inglesi. Edoardo I Longshanks chiama Wallace traditore criminale, ma Sir William non si ritiene tale, poiché non ha mai giurato fedeltà a un re inglese. Gli scozzesi combattono con rinnovato vigore da quando Wallace è diventato il condottiero del nostro esercito. Forse il corso degli eventi sta per cambiare.